Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo qua con loro, le Sony VH1000XM5, successori delle Sony VH1000XM4. Le chiamerò probabilmente per tutto il resto del video XM5. Perché comprare queste cuffie? A chi sono indicate queste cuffie? Perché spendere 400 e passa euro per cuffie di questo tipo? Iniziamo parlando del design. Si presentano in questa colorazione nera opaca. Cercherò di farvi una sorta di primo piano, le andiamo a vedere qua con la GoPro, abbiamo la scritta Sony, una sorta di ocra dorata e un padiglione auricolare come tutta la cuffia di una plastica molto molto bella al tatto, quasi morbida, scamosciata, proprio opaca. La vediamo, la tocchiamo e il tatto e la vista sembrano la stessa cosa. Sì, tutta in plastica, ma meglio così perché sono cuffie che devono essere indossate, tenute in testa, quindi meglio così. Perché andare a fare una cuffia tutta in alluminio pesante che già stanca, perché comunque ha un peso anche questa, con un materiale così pesante andrebbe a stancare ancora di più. Il padiglione, come lo vediamo qua, è abbastanza largo e i cuscinetti sono abbastanza poco reattivi, perciò diciamo che si modificano bene alla nostra forma del padiglione auricolare. Vediamo anche il tessuto all'interno che non fa trasparire il driver per niente, quindi non riusciamo a vedere come sono fatte all'interno e mi sembra comunque anche abbastanza resistente. I cuscinetti non sono removibili come per esempio quelle di Apple. Abbiamo l'archetto molto molto flessibile, è molto resistente, che è fatto in ecopelle sia nella parte superiore che nella parte inferiore. Ovviamente le due parti in ecopelle sono cucite e sembrano anche fatte abbastanza bene. Parte dura qua ai lati e parte morbida a contatto con la testa. Perché dura? Perché contengono le estensioni delle cuffie, estensioni che non hanno dei gradini, quindi non hanno delle misure predefinite, ma sono regolabili al millimetro. In realtà belle, ma non così tanto perché non riusciamo effettivamente a capire se una è più lunga dell'altra, dato che non abbiamo misure. Se avessimo invece un tassello 1, tassello 2, possiamo dire di metterle in testa entrambe al tassello 2. Invece qua quasi mai saranno alla stessa lunghezza, però è vero anche che probabilmente il nostro cranio e le nostre orecchie non sono alla stessa altezza. Per il resto troviamo qui il cavo AUX, abbiamo il tasto on-off e pairing, o comunque Bluetooth mode, e abbiamo il, vedete, NC-AMB. Che cos'è l'NC? Noise Cancelling, e che cos'è l'AMB? Ambient Mode. Con questo tasto, alle pressioni di questo tasto, andiamo a cambiare nella modalità riduzione del rumore, modalità ambiente e modalità disattivato. Abbiamo, credo, 8 microfoni che andranno a dare sicuramente una marcia in più in quelle che saranno le prestazioni di qualità audio insieme a suono ambientale e noise cancelling. Andiamo a vedere insieme questo prossimo punto. Parliamo dunque di queste due funzioni che secondo me sono le cose più importanti quando uno va a spendere una cifra del genere o comunque vuole un prodotto di questo tipo, over ear. Parliamo del suono. Riassumendo, potrei dire che queste sono cuffie che suonano benissimo, soprattutto per quel che riguarda le musiche con i bassi potenti, morbidi e forti. Bene. Ora andiamo nel dettaglio. Driver nuovi che non sono più da 40 mm, sono da 36 mm, ma in fibra di carbonio, per andare ad aumentare la qualità degli alti e dei medi, quindi le frequenze un pochino più alte rispetto ai bassi. Sappiamo che Sony ha sempre lavorato bene sui bassi, è contraddistinta per il fatto di avere dei bassi presenti e morbidi comunque che accompagnano, quindi non c'era bisogno di andare a lavorare sul miglioramento della prestazione di questa caratteristica. Sono migliorati gli alti? Beh, allora posso dire che si sente molto molto bene. I bassi sono rimasti fortissimi, ti tremano le orecchie, ma sono anche belli, morbidi, sempre presenti. Per quanto riguarda gli alti e i medi, io sento un po' una presenza bassa, continua,
maschera un pochino quelli che sono gli alti, ma molto meglio rispetto all'XM4. Un'altra cosa, la separazione degli strumenti non è così stupefacente, a mio parere. Ovviamente stiamo parlando di cuffie di questo tipo, di questo target, Bluetooth, bassi potenti, quindi per un pubblico, diciamo, che abbraccia la maggior parte della clientela, ok? E chiuse. Se vogliamo definizione, separazione di strumenti e una qualità complessivamente non più equilibrata, ma più sbalorditiva, più particolare, più strana, andiamo a prendere delle cuffie aperte col cavo AUX e ce le attacchiamo ad un amplificatore e ovviamente suoneranno meglio. Abbiamo anche un codec audio LDAC, proprietario di Sony, che va a riprodurre musica ad un livello altissimo, ovviamente tramite Bluetooth. Un'altra cosa, abbiamo il DSE Extreme, col quale noi possiamo andare a riprodurre musica che viene campionata ad un livello, insomma, non come Tidal, ok? Come se usassimo Spotify. Questo algoritmo musicale, chiamiamolo così, va a campionare ogni singolo campione, scusate il gioco di parole, della riproduzione musicale, cercando di andare a sopprimere quella che è la compressione che va a fare Spotify. Non va ad andare a cambiare e stravolgere ovviamente la canzone, è automatico, quindi a volte fa parte, si sente che va ad agire, altre volte no, non ho ancora capito bene come agisce, lo saprà lui, però un'altra cosa in più. Ovviamente quando andiamo a spendere questa somma, dobbiamo anche considerare il fatto che dovremmo andare a spendere una somma mensile di un abbonamento che non è Spotify, un abbonamento che ci permette di andare a riprodurre un audio ad una qualità più elevata, per esempio qualità master, qualità CD, quindi andare a sottoscrivere un contratto con un'applicazione di streaming musicale come Tidal, come Amazon Music, ma ovviamente non quella base, ma quella premium, diciamo così. Quindi indossate, già ci isolano parecchio. Con l'Active Noise Cancelling, che può essere ovviamente attivato appena inizia la musica o comunque appena le accendiamo e si collegano col Bluetooth, andiamo a sopprimere una parte di frequenze. Dopo 5-10 secondi, questa intelligenza artificiale va a sopprimere particolarmente i fruscii e la presenza di note basse, più che invece no, le frequenze alte. Quindi, comunque, lo schiocco di dita, la parlata di qualcuno la comunque avvertiamo in modo comunque inferiore rispetto al normale, ma si avverte. Quindi, non è che isolino così tanto. Per quel che riguarda invece il suono ambientale, me le tolgo un attimo via. Abbiamo una presenza di tanti microfoni, da quello che so, 8 microfoni, ma non vorrei sbagliare. Fatto sta che qual è il risultato? Il risultato è comunque un audio stupendo, anche nelle chiamate si sente molto bene. Ecco, il suono ambientale con annessi questi 8 microfoni mi è piaciuto molto. Tra l'altro, come sappiamo, nell'applicazione Sony si può andare a regolare il volume col quale viene catturato l'audio esterno. Sappiamo il suono ambientale che cos'è? In pratica va a ridurre l'isolamento passivo. Mi ritrovo per strada con le cuffie, vorrei sentire parlare delle persone, le macchine che arrivano da dietro, insomma, i suoni ambientali. Lo attivo e i microfoni vanno a far entrare il suono ambientale direttamente all'interno. Tramite l'applicazione possiamo andare a configurare delle attività, nel senso che posso dire di attivare il noise cancelling quando sono seduto. In questo caso, quindi indosso le cuffie, parte la riproduzione musicale insieme all'active noise cancelling attivo. E posso dire anche che quando e solo quando mi alzo ed esco, perché c'è poi anche l'interazione col GPS, queste vadano a disattivare l'active noise cancelling attivando il suono ambientale, o comunque anche senza attivare il suono ambientale mantenere disattivato l'Active Noise Cancelling. In questo modo mi metto a correre, vado a fare un giro fuori, magari vicino a una strada, eccetera, riesco a sentire i suoni ambientali e lo fa tutto automaticamente e lo fa anche molto bene. Ovviamente può essere messa anche una sorta di notifica, un bling, che ci avvisa appunto lo switch tra una modalità e l'altra. Stiamo ascoltando musica, un mio amico o qualcun altro mi vuole parlare. Appoggio il palmo sul padiglione destro, la musica si abbasserà, il suono ambientale entrerà in scena, ok? Diventerà acceso e io riuscirò a sentire quello che la persona mi vuole comunicare. Tolgo la mano, la musica ripartirà, il suono ambientale si disattiverà.
Altre due cose, quando noi le togliamo via possiamo decidere in applicazione se attivare o disattivare la sospensione della musica. Altra cosa, altra funzione molto importante, che però la tengo sempre disattivata perché mi piace cantare mentre ascolto la musica, è che mentre sto ascoltando la musica con le cuffie indossate, una volta che inizio a parlare, loro sentono che sto parlando e allora cosa fanno? Disattivano, abbassano la musica, attivano il suono ambientale così da sentire che sto parlando. Mettiamo caso, incontro un mio amico, sto ascoltando la musica, non ho bisogno di fare questo, ma faccio direttamente ciao Piero, tutto bene? E loro nel giro di pochi secondi si attivano. Tra l'altro si può andare a impostare la fascia di riattivazione, 5, 10, 15 secondi, vuol dire che dopo 5 secondi che non sentono più parlare, loro ricominceranno a suonare. Considerazioni finali, me le sono scritte perché dobbiamo andare a fare un velocissimo ragionamento. Chi deve comprare queste cuffie e chi non deve farlo? Gli auricolari in questo momento suonano da Dio. Le True Wireless, ok? Chiamatele come volete. Le cuffiette in ear suonano benissimo. Queste meglio, ma scaldano le orecchie. Anche se hanno un padiglione gigantesco, dopo un po' fanno male alle orecchie. Pesano, sono ingombranti, sono più fragili, perché essendo più ingombranti è un attimo andarle a rompere, anche se comunque sono abbastanza rugged. Sono scomode, sia da trasportare, che banalmente ci appoggiamo sul treno, ma cavolo, anche appoggiare dove vengono e devono essere utilizzate. Ci abbiamo questo sempre in mezzo, non so come spiegarlo, non ci possiamo un attimo appoggiare con la testa, anche al finestrino dell'aereo, sapete come sono fatti gli aerei? Andiamo a sbattere anche quest'arco. Sono vistose, io non ci andrei mai in giro così, e vado in giro con queste cose qua, con la pettorina, insomma, non sono uno che si vergogna di andare in giro con questa roba. Vabbè. Però anche, più facile anche da rubare, banalmente. E ripeto, non puoi girarti, non puoi sdraiarti, sul cuscino ci stai soltanto così. E tra l'altro il cuscino va anche a spostartene un po' in avanti. Ok? Non ti puoi girare nemmeno sul cuscino. Quindi, è utilizzabile solo in piedi o da seduti, o per ascoltare un film magari da seduti. Bene? Okay. Rovinano, vabbè, l'acconciatura, magari ci sono delle ragazze o dei ragazzi che ci pensano. C'è da fare manutenzione dei padiglioni perché non è silicone, si vanno a rovinare un po'. Non c'hanno la ricarica wireless, ovviamente. E soprattutto la musica si sente. E la sente chi ci sta intorno. Me ne tolgo un attimo. Siamo sempre alle solite, più o meno, conclusioni. È un prodotto di nicchia ormai. Perché abbiamo degli auricolari che suonano benissimo. Poi, ovviamente, queste sono così, hanno un driver grande, è ovvio, che suonino meglio. Ma è un prodotto di nicchia che non può essere comprato per usarlo sempre. Non si riuscirà mai a usarlo sempre, a mio parere. Esci fuori a fare una camminata, ti metti gli auricolari. In autobus, ti metti gli auricolari. Qua, sul divano, oppure sdraiato, ti metti gli auricolari. Gli auricolari sono, se confrontati, più indispensabili. Ma allora, queste cuffie qua hanno senso? A chi sono più indicate, a chi meno, eccetera, eccetera. Allora, a me viene spontaneo sempre andarmi a rapportare, andare a confrontare prodotti con altri prodotti. Altrimenti potrei avere, no, perché non ho soldi, ma potrei comprarmi ogni cosa da appassionato. Io queste me le sono comprate perché ho sempre avuto voglia di avere un paio di cuffie over ear di questo tipo. Alla fine il prodotto è ottimo, ok? Il prodotto è fatto benissimo ed è un prodotto uscito bene. Però non le consiglio a tutti, anzi le consiglio a una veramente parte ristretta. Io non uscirei mai con un paio di cuffie così, soprattutto in estate con sto sole, sto caldo. In casa le ho utilizzate comunque pochissimo, ormai sono 2 mesi che ce le ho e saranno 15 giorni che non le tiravo fuori dalla scatola, dalla custodia.
Più che altro mi piace pensare di mettermi davanti al computer a montare video, ascoltare della musica, però da seduto. Io sono abituato ad ascoltare musica tranquillo o per strada, dove non andrei a utilizzare questa, o nei mezzi pubblici, dove comunque non andrei a utilizzare questa, perché gli auricolari di oggi, oltre a suonare bene, hanno anche l'active noise cancelling come il suono ambientale. Ok? Sembrano quasi più uno status. Oppure, rilassato, mi metto sul divano e per il motivo banale che vi ho spiegato prima sono scomode e dopo un po' fanno male alle orecchie, cosa che ormai quelle in ear, probabilmente perché sono abituato, non mi fanno più male. Le utilizzo quindi soltanto per mettermi al computer e per montare un video o perché ho voglia quel giorno di ascoltare musica con un prodotto del genere. Si inseriscono in una nicchia piccola. Molto, molto ridotta. Comunque suoni molto bene, mi sono piaciute a differenza dei tuoi auricolari e niente, la bellezza rimane, la loro eleganza rimane e anche il loro status è sempre quello di una cuffia da studio, da radio, da registrazione, da ascolto migliore, ma tutte queste cose non riescono ad andare a sopperire i loro contro, che sono dovuti soprattutto alla loro forma, alla loro parte ingombrante. Ragazzi, spero di avervi fatto un'idea. Ovviamente questo è una mia personalissima opinione, ok? Se avessi, ripeto, una stravaccata di soldi, prenderei questo, prenderei le auricolari e non mi farei problemi. Ma se devo scegliere tra due cose, tra due prodotti, tra due fonti di riproduzione musicale, io sono tutta la vita team auricolari Bluetooth. Con questo concludo, grazie mille e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao ragazzi!